流れ星に願いをか。 Sarà almeno la quinta volta che mi sveglio stanotte. Non riesco a non pensare. Non penso ad altro che a Lisandro. Ho l'impressione di non aver fatto del mio meglio per aiutarlo. Tu dici... Devo tornare in ospedale e parlargli di nuovo. E senza Nina tra i piedi sarà più facile, come no. Troverai sicuramente altri modi per complicarti la vita. Mi sono alzata di buon'ora. E stavolta farò colazione, così i miei non si preoccupano. Ma non è giorno di scuola, tra l'altro, no. Vai a fare colazione. Buongiorno tesoro, amore della mamma. Non me lo dimenticherò mai. Buongiorno mamma. Ho una bella notizia, quale? Io e tuo padre abbiamo deciso che non sei più in punizione. Ok? È durata abbastanza e credo tu abbia capito perché ti avevamo vietato di uscire. Ma visto quello che hai vissuto ultimamente, hai il diritto di rilassarti un po'. Me lo avesse detto qualche giorno fa, sarei stata davvero contenta, ma adesso... Grazie mamma, ma devo ammettere che da dopo l'incidente non penso proprio ad uscire. Mm. Capisco. Si vede che questo ragazzo conta davvero tanto per te. Eh, la mamma ha capito tutto. Sì, è inutile mentire ormai. Capisco, si vede che questo ragazzo conta davvero tanto per te. Eh sì. A proposito, vorrei andarlo a trovare anche oggi. Ancora? Ecco. Si comincia. Beh, però poi non dire che non sei innamorata di lui. Mamma, non mi va di parlare di questo, ti dispiace. <ride> Beh, però poi non dire che non sei innamorata di lui. Puoi anche fare la finta tonta, ma sia io che tuo padre sappiamo che alla tua età è normale frequentare un ragazzo. Sì, sì. Diciamo che io, al contrario di tuo, di tuo padre, ho meno difficoltà ad accettarlo. Che c'è cioè piccola? Mamma ha perso la memoria, non si ricorda più di me. Ah, così? Mamma ha perso la memoria, non si ricorda più di me. Ecco, l'ho detto. Era da ieri che volevo raccontare tutto a mia madre. Ma non ci sono riuscita prima. Parlarne avrebbe reso le cose reali. Eh, esatto. Come scusa. Le ho raccontato che Lisandro soffre di un trauma cranico moderato e che ha dimenticato la maggior parte degli eventi recenti. Ma preferisco evitare i dettagli sulle donne della sua vita, o oh cielo. Ovvero io, Rosa e Nina. Pazzesco, spero tanto che guarisca. È così grave. Eh sì, ciao, è così giovane. I medici dicono che ce la farà sono ottimisti quindi adesso capisci perché ci tengo tanto ad andarlo a trovare ma ha bisogno di essere circondato da persone che lo amano oh. deve esserci già la sua famiglia al suo fianco ma se ci tieni così tanto non ti impediremo certo di andarci grazie semplicemente pensa anche a te ogni tanto non so cosa rispondere come faccio a pensare a me quando c'è in ballo Lisandro? Mm. Ho fatto colazione con mia madre. Poterle parlare liberamente mi fa sentire meno, tri meno triste. Poi mi sono preparata per andare all'ospedale. Oh mamma, tenuta, ho deciso, farò di tutto per passare un po' di tempo con Lisandro stavolta, ok? Dopotutto sono riuscita a farlo innamorare di me già una volta, allora forse potrei farlo di nuovo anche se ha perso la memoria. Ah no, ok, torna all'ospedale da Alessandro, subito. Quindi qui. E tra l'altro la domenica ci sono pochissimi autobus. Ah ok, pensavo fosse il giorno di scuola vista l'introduzione dell'episodio. Dell Devo aspettare un po' prima che passi il prossimo. Altro, le, altro regalo, altro fallimento? Aspetta il prossimo autobus. E quindi. Vabbè. Torno indietro. Tra l'altro, ho visto che ho sbagliato tutto. Mi parte il mouse. E, è colpa del coniglio. Se non ho ottenuto l'illustrazione, è colpa del coniglio. Io pensavo di, di fare una cosa bella che poi magari l'avrebbe aiuta aiutato addirittura a ricordare. Mentre i fiori mi sembravano banali, diciamo, cioè tutti portano i fiori. E, e invece è stato proprio quello che mi ha fregato perché sono una persona intelligente. <ride> Um, Ehi, hey, ciao, Lady. Ciao, Iris, tutto bene? Sì, tutto bene, grazie, ovviamente. Allora sei andata a trovare Lisandro? Ho oh, annuito. E come sta? Le ferite stanno guarendo, ma c'è qualcosa di, di più grave. Ma lo, lo diciamo a tutti così? In che senso? Ho spiegato un po' la situazione di Lisandro, ma senza entrare troppo nei dettagli, ok. Poverino, ma è terribile. E non si può fare niente per aiutarlo. Possiamo provare a parlargli del passato e forse finirà col funzionare. O forse ricorderà da, ricorderà da solo. Eh, lo spero dal profondo del cuore. Sembri così preoccupata. È eh, eh, l'unica, sono l'unica. Sei davvero un'amica preziosa per lui. Sì, è vero. Cerco di stargli vicino più che, più che posso. se solo sapesse <coughs> scusate penso di andarlo a trovare la settimana prossima e spero tanto che si ricordi di me Iris è sempre così gentile con tutti mi dico che a volte la gente deve approfittarsene sei davvero gentile Iris sono sicura che Alessandro farà piacere vederti che cos'è che ti spinge ad essere così gentile con tutti? Non dire altro. No, no, io dico... Sono sicura che Alessandro farà piacere vederti. Che cos'è che ti spinge ad essere così gentile con tutti? In che senso? Scusa se te lo dico, ma sono sorpresa perché non pensavo foste amici stretti. Non lo siamo a dire il vero, ma è comunque un compagno gentile e che apprezzo allora vorrei fargli sentire che non è solo sei davvero gentile e tonta se io andassi qui ecco l'autobus finalmente cerco i soldi nel portafoglio costa sempre 10 dollari questo tragitto non mi dire non mi resta che salire e sono di nuovo qui e ho un gran nodo allo stomaco L'amnesia Nina Rosa gioia e spero che oggi le cose non saranno così difficili. Ho il dubbio di sì. Ok. Oh no, lei no per pietà. Buongiorno, salve. Mi ha fatto un cenno con la testa e poi è andata via. Ah, ok. Anche se ha sempre uno sguardo rigido, almeno stavolta è stata gentile. Hm. Chissà se si comporta così tutti i giorni. La domenica, no, evidentemente. Se non sbaglio, ci siamo già viste, vero? Esatto, sono già venuta ieri. Per Lisandro, mi ricordo bene, sta facendo progressi incredibili. Lo spero tanto. Posso entrare nella sua stanza? Adesso è con il medico, allora le consiglio di aspettare un po', va bene. Quanto tempo pensa che ci vorrà? Non saprei, forse una decina di minuti, ok, grazie. Le auguro una buona giornata. Non c'è più qualcosa da prendere qua, immagino. Chissà cos'era. Chissà che cos'era, perché comunque la stanza... È vuota, fondamentalmente. Forse è qualcosa per terra o nascosto qua dietro, boh. Andiamo qui, ma lui è col medico. Rimango in corridoio ad aspettare che Lisandro abbia finito. Sì, ok. I giri quindi. E, e incontrerò qualcuno, forse Castiel. Oh. Lady, sei venuta anche oggi e anche tu, a quanto vedo. E perché non me l'hai detto? Non ci ho riflettuto più di tanto, l'ho deciso spontaneamente. Che poi è una mezza verità. Ma per dirla tutta avrei tanto voluto stare un po' da sola con Lisandro stavolta. Non so proprio che dire a Rosa, quello che è successo ieri è davvero imbarazzante. Non è successo niente, veramente. Io sto per andarmene, comunque. Aspetto solo che Light e... Josian eh, si occupino di alcune pratiche amministrative ma vuoi che resti? Capirei se non volessi restare qui da sola no vai pure l'ho detto con tono deciso se vuoi vuoi che resti? Capirei se non volessi restare qui da sola no vai pure l'ho detto con tono deciso Oh, e scusa ancora per quello che è venuto fuori ieri. Io... Ma non è venuto fuori niente ieri, e questo è questo il punto. Immagino ti abbia scosso. No, cioè, non... Se, ripeto, nella, nella relazione reale Alessandro piaceva Rosalia, ma ha rinunciato perché lei sta con suo fratello, me lo doveva dire lui. Cioè, non è successo niente di, di, di coso. Spero tanto che tu non ce l'abbia con me. Dovremmo vederci e parlarne. Andiamo, amore? Oh! Andiamo, amore? Oh, ciao, Lady. Oh, che carini. Sono contento che tu sia venuta. Così Lisandro non sarà triste vedendoci andare via. Cos'è un cane? Oh, piccola cara, sei di nuovo qui. Ho annuito, cercando di restare, di restare sorridente. Rosa e Light sembrano un po' più sereni. Invece, jo Josiane ha sempre l'aria così stanca e triste. Mi viene da dire Jocelyn, per la storia di Joe. Invece, Josiane ha sempre l'aria così stanca e triste. Adesso ho capito. Non sei innamorata di Light, ma del mio Lisandro. Così. A caso, in mezzo alla strada, va bene. Adesso ho capito, non sei innamorata di Light, ma del mio Lisandro. Penso di essere arrossita fino alla radice dei capelli. Mamma, andiamo adesso. Eh. A presto, Lady. È andato via e ha obbligato sua madre a seguirlo, immagino. Ci sentiamo, ok? Va bene. Nel frattempo divieto assoluto di farti strane idee, capito? Rosa? Arrivo, arrivo. Lady, per favore, promettimi che non ti preoccuperai più per questa storia. Ci proverò e mi ha guardata per farmi capire quanto sia desolata. Come faccio a non farmi domande su quello che c'è stato tra loro? Eh, ma non si capisce cosa c'è stato tra loro, perché non, non è successo niente. Non riesco a togliermelo dalla testa. Boh. Rimango in corridoio ad aspettare che Lisandro abbia finito. Devo incontrare qualcun altro allora, o devo andare in caffetteria a farmi le mie paranoie, signorina sappia che il medico è andato via, <ride> è andato via, quindi se vuole può andare dal suo amico. Grazie mille, vado allora. Ma ci sono appena stata, chissà se si è resa conto che sono un po' angosciata. Mi fate fare una cosa nella vita, per favore? Oh, sì. Ciao, come stai? Mi sono preoccupata un sacco, sai, per caso oggi ti ricordi chi sono? Eh, vengo a dare il cambio a Rosa. La prima? Vengo a dare il cambio a Rosa. Per caso oggi ti ricordi chi sono? Come stai? Mi sono preoccupata un sacco, sai? Eh, non lo so. Ehm, farei anche la C, ma penso sia forse in tono accusatorio, non lo so. Abbiamo capito che le scelte io non le so fare, quindi boh. Come stai? Mi sono preoccupata un sacco, sai? Per caso oggi ti ricordi chi sono? Vengo a dare il cambio a Rosa. E eh, faccio la prima. Come stai? Mi sono preoccupata un sacco, sai? È, è salita? Boh, non, non lo capisco mai. Diciamo che, diciamo, diciamo che sono sulla buona strada. Sei riuscito a ricordarti di certe cose? Ecco, andiamoci piano, sì ma non di me, altrimenti mi avrebbe saltato addosso nel senso buono. Rosalia mi ha parlato un po' del liceo. Ah, Rosalia. Mi sono ricordato di questo concerto che abbiamo fatto con Castel, Nathaniel e Iris. Oh. Allora non ti sei dimenticato di Nathaniel e Iris? Ne ho parlato con Rosa e siamo arrivati ad una conclusione, cioè che mi ricordo dei vecchi alunni, ma non dei nuovi. Ah. Eh, giustamente se ti dicessi Armin, sì, ma ne ho parlato con Rosa e siamo arrivati a una conclusione, cioè è la psichiatra, non lo so. Mi infastidisce questa cosa, mamma mia. Cioè che mi ricordo dei vecchi alunni, ma non dei nuovi, se ti dicessi Armin. Il nome non mi dice niente. Alexi? Neanche, anche se Rosa mi ha parlato di lui. E Kentin? E Praia? Ha fatto no con la testa. Ah ok, almeno c'è un filo logico in tutto questo. Quindi non, son... non sono l'unica di cui ti sei dimenticato? Ok. No come vedi. Ok. Senza rendermene conto. Mi è venuto un ridere nervoso. La disperazione. Ma che cosa ti prende? Scusa, credo che siano i nervi a fior di pelle. È solo che questa situazione è assurda, eh. Sei da sempre il ragazzo più distratto che conosco, ti perdi, perdi le tue cose, spesso ho dovuto cercarti il tuo... Mi sono interrotta bruscamente. Che cosa c'è? Posso lasciarti due minuti? Devo riflettere. Uh, va bene, torno subito. Oh, il mio conigliato è ancora qui. Isolati un po' per riflettere. Cos'è che mi è venuto in, me in mente? Devo prendergli un taccuino, No? Boh. Ops. Stavo per andarle addosso, tipico. Stavolta me ne, di me ne dice 4. Mi scusi, non l'avevo vista. Non fa niente. E poi è uscita dall'ascensore. Non sarà l'infermiere più gentile della storia, ma almeno non è stata sgarbata come ieri. Si vede che il dottore le ha detto qualcosa. Comunque, pensavo si interrompesse perché le veniva da piangere, ricordando che io gli trovavo sempre il, il taccuino come un cane da riporto praticamente. Però eh, sembra che gli è venuta, le è venuta un'idea. Però qua non mi fa fare niente. Um, devo portargli. Ah, qui forse, no. Devo portargli il, ta il taccuino. Beh, è strano che non, gli non gliel'abbiano già portato. Cavolo, il block notes. Non capisco come ho fatto a non pensarci prima. Forse è proprio quello che ci vuole. Se Lisandro rileggesse ciò che ha scritto, forse si ricorderebbe di certe cose. Uh, ma dovrei già sapere. Ma dovrei già sapere dov'è questo block note. Ho paura che l'amnesia complichi ancora più le cose. Comunque sia, prima di fare qualsiasi cosa, preferirei chiedere il parere del medico. Trova il medico e chiedigli il suo parere sull'idea del backnotes per Lisandro. Ok. Se sentite strani rumori, è il mio stomaco. <ride> Comunque, parentesi chiusa. Non ho capito cosa intendeva quando ha detto dovrei sapere dov'è. Boh, mi scusi. Sa per caso dove potrei, potrei trovare il medico che si sta occupando di Lisandro l'unico dentro questo ospedale, tra parentesi. Adesso è al blocco operatorio e ci resterà per almeno tre ore. Capisco, forse posso aiutarla io. Ecco, mi dicevo che se portiamo a Alessandro qualcosa che gli appartiene, forse potrebbe aiutarlo a ricordarsi certe cose. Di che tipo di oggetto si tratta? È un block notice su cui scrive le sue canzoni. Mi dico che potrebbero esserci dei ricordi e rileggendolo potrebbe tornargli in potrebbero tornargli in mente delle cose. È una buona È una buona idea. Quindi non c'è il rischio che sia troppo per lui. Il medico ci aveva detto di non scioccarlo. Se in questo quaderno ci fossero delle informazioni dolorose e sorprendenti per lui, sarebbe comunque un bene che le scopra da solo. Uh -huh. Rileggendo ciò che ha scritto, avrà di sicuro meno problemi ad accettare cose che sono successe e che non ricorda, lo pensa davvero? Neanche il migliore neurologo del paese potrebbe dirlo con certezza, mm -hmm. ma sarebbe un peccato ignorare questa pista, allora grazie dei suoi consigli, mi metto subito a cercare questo quaderno, in bocca al lupo, grazie Meredith Gray, <ride> visti i progressi che Lisandro fa, sapremo subito che eh, sapremo subito che questo nuovo metodo se questo nuovo metodo contribuisce è in meglio ok sì ho capito il senso torna ad Alessandro ok e magari si scopre che lui ha scritto una canzone per me o ha scritto delle cose su di me boh cioè spero che si scopra qualcosa in tutto questo perché altrimenti boh tu sei il tipo di ragazza che non riesce a star ferma due minuti, vero? Mm, me lo dicono spesso in effetti. Che cosa ti è venuto in mente quindi? Ti ricordi del tuo block notice, quello su cui scrivevi le canzoni? Certo, ecco, è già una buona cosa. E adesso una domanda più difficile, per caso, ti ricordi dove l'hai messo questo block notice? Mm. Non mi ricordo, ho sospirato. Non poteva essere altrimenti, eh, certo. Ma perché ti preoccupi così tanto del mio blocnote? Scusa, perché sono convinta che rileggendo i tuoi appunti dei mesi passati potresti ricordarti di certe cose. Mi ha guardato qualche istante senza dire niente. Perché mi guardi così? Cosa ho detto, Cosa ho detto di male? Per caso ti dà fastidio che voglia ficcare il naso tra le tue cose? Ma no, al contrario, mi tocca molto che tu metta così tante energie per aiutarmi. Ho avuto come una stretta al cuore. Ci tengo così tanto a lui che non posso mica arrendermi eh, pensando che non si ricorderà più di me. Spero solo che il tuo block notice non sia a casa tua perché in quel caso sarebbe complicato andarlo a prendere. Forse dovresti chiedere a Castiel di darti una mano perché in genere gli dici dove hai lasciato le tue cose. No, ma conosce certe mie abitudini, allora magari saprà dove cercarlo. Ok, glielo chiederò allora. E quando è che ti. E quando è che ti decidi a dirmi qualcosa in più su di te come scusa? Mi parte il mouse, santo cielo! Ho l'impressione che stai evitando l'argomento già da ieri. E eh beh, se tu non ci arrivi, ho ragione? Hai ragione? Non capisco proprio perché dici questo. Non c'è niente di speciale da sapere. Hai, hai, hai ragione? Non capisco proprio perché dici questo. Non c'è niente di speciale da sapere. Hai ragione. Vuoi, eh, vuoi dirmi o no cosa mi nascondi? Mi dispiace interrompervi, ma devo preparare Lisandro per degli esami medici, capisco. Ci vorrà molto? Direi un'oretta. Ho guardato Lisandro. Aspetterò. Mi guarda. Con un'aria un po' strana. Perché? Aspetterò? Deve trovarmi un po' appiccicosa. Ah! Lascia stare, ci vorrà troppo tempo. Ah! Mi liquidi così? Complimenti! Se vuoi puoi tornare un altro giorno, davvero? è come se parlassi con un bambino. Ma certo. Allora ti dico a presto, cercherò di tornare con il tuo block notes. L'infermiera mi ha sorriso e Lisandro mi guardava. Torna a casa. Ma perché? Ma io spero che quando ti ricorderai di tutto, avrai i sensi di colpa da qui fino a dopodomani per avermi trattata così. Santo cielo. Che succede? Perché era buio? Boh, boh, ok. Torniamo. L'autobus sta per partire. Mi sono precipitata e sono riuscita a prenderlo per un pelo. Ho pensato a Alessandro per tutto il tragitto. Devo trovare questo quaderno, è la mia unica possibilità. Ok, torniamo a casa. Secondo me è tipo o sotto da qualche parte, nel, nello scantinato della scuola, oppure... sono stupida, <ride> oppure... Ehm, tipo dove erano gli esami, sopra gli armadietti, sempre in fondo al corridoio, sopra gli armadietti dove, dove c'erano gli esami, dove Ambra aveva nascosto gli esami. Ho passato il resto della giornata in camera mia. Adesso che ho un obiettivo preciso per aiutare Lisandro mi sento meglio. Dopo che ti ha liquidata così però non è il massimo. Il giorno dopo mi sono alzata molto di buon umore e non succedeva da tempo. Comincia una nuova settimana e spero davvero che sia meglio della precedente. Ok. Ehi, hey, ciao Praia! Hai passato un buon fine settimana? Veramente no. Scusa, che domanda fuori luogo. Come sta Lisandro? Ho sospirato. Ti racconto come stanno le cose, ma per favore, che rimanga tra noi. Non credo sia un segreto di Stato, ma non voglio neanche passare per quella che racconta tutto. Se qualcuno mi avesse detto qualche settimana fa che mi sarei sentita così a mio agio con lei, non ci avrei creduto. No, infatti. Le ho raccontato dell'amnesia di Lisandro. E ha un'espressione davvero stupita. Oh mamma mia. Guarda, io penso che gli tornerà la memoria. Anzi, ne sono sicura. Scusa, ma è che... Perdere la memoria è una delle cose che mi spaventa di più. I ricordi contribuiscono a farci diventare le persone che siamo. Conosco una persona che soffre di Alzheimer. Ah, e gli effetti di questa malattia sono davvero duri da accettare. Ah, sarà uno dei suoi genitori, immagino, penso. <ride> immagino. Scusa, non volevo rattristarti ancora di più, non devi scusarti, non si può parlare sempre solo di cose allegre. Diciamo che la cosa non mi riconforta ancora. È un'occasione per conoscerti meglio? No, non mi interessa. È un'occasione per conoscerti meglio? No. Diciamo che la cosa non mi conforta. Uh. Scusa, non volevo rattristarti ancora di più. Diciamo che la cosa non mi conforta. Uh, negativa. Non devi scusarti, non si può sempre parlare di cose allegre. Ma sì, tanto. Scusa tanto. Prego mille. Non perdiamo tempo però. Sta per cominciare la lezione con Savin. Cavolo, me ne ero dimenticata. Perfetto. Per cominciare la settimana sono sicura che sarà davvero interessante. Vorrei parlare a Castel di questa storia, di questa storia del quaderno. Ma le occasioni non mancheranno. Assisti al primo corso di Pierri, ok. E ci fanno vedere l'aula nuova, immagino. Mi sembra di ricordare. Scusa, sto passando. C'ha sorpassate passando col monopattino. C'ha sorpassate passando col monopattino. Praia l'ha guardata male. Ma è un errore di traduzione, spero. Boh, col monopattino. Ecco, infatti. Aula di arte applicata. Ragazze. Uh, come all'asilo. <ride> no, veramente, cioè, sembra un'aula un dell'asilo. Ragazze. Mancate solo voi. Oh, Alexi. E di conseguenza anche Armin sarà così <ride> in effetti si sono già seduti tutti scusi tanto del ritardo professore non fa niente restano solo pochi posti restano solo pochi posti però praia siediti in fondo con kim lady e carla mettetevi Pure qui, nessuno ha protestato, ma per quanto mi riguarda, non sono affatto contenta della mia vicina di banco. O oh cielo! Ma che sfortuna, perché mi è capitata proprio Carla? E io vorrei capire perché era anche sulla copertina del, dell'episodio. Non capisco cosa può centrare. Non fate quella faccia. Un corso di arte non dovrebbe essere statico, ma piuttosto basato sullo scambio e interazione. Peccato che non si possa avere interazione con lei. Non voglio che restiate seduti al banco. Non voglio che restiate seduti al banco. Ho guardato Carla. Bene. Non ho capito niente, ma va bene uguale. Per prima cosa volevo dirvi che sono particolarmente contento di poter lavorare con voi. Le opere che avete proposto per la giornata dell'arte promettevano tutte bene e sono sicuro che farete un sacco di progressi in poco tempo. Ho sorriso soddisfatta. Eh sì, perché ho vinto! <ride> non pensavo! È davvero un piacere avere un professore così diverso dalla Delen. Ah, l'ho detto a lei. Mm. Visto che per oggi siamo vicine di banco, cercherò di rompere un po' il ghiaccio. Ok, grazie per la risposta. Non è una persona con cui vado particolarmente d'accordo, ma posso provare a fare uno sforzo. La nostra lezione di oggi sarà sui colori. Uh! <ride> la prossima volta le lettere dell'alfabeto. <ride> Penso che lo sappiamo... Eh, penso che lo sappiamo tutti quali sono i colori. Ambra, per caso vuoi venire a fare lezione al mio posto? E Ambra, sempre con il suo solito modo di fare altezzoso, ha fatto segno di no. Immaginavo. Sembra quasi che nulla lo tocchi più di tanto. Non so come faccia. Allora, per prima cosa, definiamo quali sono i colori primari. Ambra e le sue amiche continuavano a parlottare in fondo all'aula. Tre amiche e tre chiacchierone, tre amiche e tre chiacchierone, da quel che sento. Siete proprio. siete proprio tre piccole erinni? Come? Visto che a quanto pare sapete già tutto sull'argomento, ognuna di voi mi dica un colore primario rosso, eh, rosso, giallo, verde, blu, viola, anche l'arancione è un colore primario? No, mi sa di no. Ah, mi sa di sì forse? No, è un misto tra il rosso e il giallo, quindi non penso. Verde, eh, blu, viola, rosso, giallo e verde. No. no, non capisco cosa sto dicendo, non capisco niente, non lo so. Non dico più niente. Ambra, eh, il rosso per caso, sì è giusto. Charlotte, il giallo, giusto. E lì? Oddio, lei aveva detto che l'Europa era un paese? E che ne so io? Il bianco forse? Mm, complimenti. Bene, abbiamo una risposta e mezza esatta. Bene, abbiamo una risposta e mezza esatti su tre. Ne avete ancora di strada da fare. Perché una risposta e mezza su tre? 3. Boh, non ci sto capendo niente. Ci sono tre colori primari. Ah, ciano, giallo e magenta. Quindi blu, giallo, rosso. Ah beh, sì, per logica sì. Combinati tra loro permettono di creare la tonalità dei colori esistenti. Ah, ok. Partendo da questo principio. Eh, partendo da questo principio come esercizio dovrete completare un cerchio cromatico. Mm, ciao Armin, carino. Mi piace, eh, non fate quelle facce, vi assicuro che è divertente. Pierry continua a spiegare. Il suo esercizio sembra abbastanza semplice, bisogna rappresentare i colori in maniera ordinata, almeno da quello che ho capito. Semplice in teoria, ma in pratica cosa vuol dire? Ho guardato Carla, si è già messa al lavoro e sembra molto concentrata. Meglio che cominci anch'io. Oh, che cosa è questa cosa? Niente panico, eh beh, grazie. Questo esercizio non è per niente difficile. Dovete semplicemente mischiare due colori primari in modo da ottenere uno sfumato che va dal giallo fino al ciano, dal ciano al magenta e dal magenta al giallo. Fate attenzione alle dosi di colore e tutto andrà bene. Ecco il risultato. Ecco il risultato che dovete ottenere. Eh? Ecco il risultato che dovete ottenere. Cioè dobbiamo sfumare i colori e dobbiamo ottenere questo cerchio. Quindi destra i colori freddi che vanno dal verde, azzurro, blu, viola. Poi c'è rosa scuro, rosso, arancio, ok. Niente panico, questo esercizio non è per niente difficile. Dovete semplicemente mischiare due colori primari in modo da ottenere uno sfumato che va dal giallo fino al ciano. Quindi il ciano dovrebbe essere il blu, se cioè non dico cavolate. Quindi dal giallo al blu, dal blu al magenta quindi rosa rosso e dal magenta al giallo ecco il risultato che dovete ottenere ok ho capito credo ah ok perfetto oddio il tempo no ma aspetta no non ho capito. no aspetta. Non ho... non no, no, no non lo so no okay. no 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 Eh, non sto capendo! Allora, eh, se faccio così... Eh. E dopo? Ah, allora, devo fare il verde. Vabbè, non ce la farò mai, ok? Abbiamo capito. Ma... Col giallo e il blu si ottiene il verde. E quindi cosa devo fare? Ah... E eh, ma ho sbagliato? Ah, ok. Non sto capendo. No. Oh, porca paletta. Ok, allora, proviamo così. E non funziona, non ho capito niente, non so come farlo. E... Ah, forse posso. Aspetta, giallo, blu. Mischio? No, così si sciacqua. Non lo so, sono scema, non capisco. No, così non me lo fa fare. Sono scema, non... non, non no, non, non ho capito niente. Qualcosa mi dice che ho fatto un disastro. Ma non riuscivo a... Fa cioè non... ho capito quello che dovevo fare e ci sarei anche riuscita. Ma punto primo non mi devi mettere il tempo, punto due non ho capito niente. Però vabbè. Qualcosa mi dice che ho fatto un disastro. Ecco, vedo il brutto voto arrivare. Bene, esercizio terminato, ma ho avuto un minuto di tempo, boh, vabbè. Cioè, se non l'ho mai fatto, non è che posso sapere come funziona il gioco, boh, vabbè. Bene, esercizio terminato. Datemi le vostre copie, ve le riporto corrette alla prossima lezione il mio foglio bianco. <ride> Il famosissimo test in, bia in bianco, l'esame in bianco. Adesso continuiamo con qualche esempio più difficile. Il colore nell'arte non è solo una questione di paletta che si usa a caso. Ciò che il professore racconta è così appassionante che siamo tutti presi dalla sua lezione, va bene? Ho notato che Carla era molto attenta. Con tutte queste storie di colori è come se certi quadri fossero delle poesie. Ciò che dici non ha senso. È molto bello quello che dici, l'ho guardata a sorpresa. Beh, effettivamente, sì. Non, secondo me, trama qualcosa. A meno che lei non sia appassionata d'arte e noi non lo sappiamo con tutte queste storie di colori è come se certi quadri fossero delle poesie ciò che dici non ha senso è molto bello quello che dici l'ho guardata a sorpresa non mi va di, di darle corda come? non ho detto niente niente, mi dicevo solo che non avevo mai pensato a questo paragone e invece è piuttosto interessante quello che hai detto esatto oh ti ringrazio perché è così gentile? O trama qualcosa, oppure sta cercando di. tra molte virgolette, di legarsi a me perché Ambra e le altre non la calcolano. Ma non ha senso dal momento che prima mi ha spinto via a me, Praia. Quindi boh. Posso sapere cosa vi state dicendo? Carla mi stava dando il suo parere riguardo i colori. Carla dillo a tutta la classe, non vedo perché, devi tenertelo per te. Eh, beh ecco stavo solo dicendo che questo modo di mettere insieme i colori e dargli un senso mi fa pensare a una poesia. Oppure no? <ride> Eccellente osservazione. Trattasi di sinestesia, ovvero quando si associa un senso a un altro. Quando si dice ad esempio che un colore fa pensare a una nota musicale o a una parola. Ok. Devo dire che Carla mi ha stupito stavolta. Forse non sarà una che si fa facilmente degli amici, ma non è affatto stupida. Mm. E <ride> non quanto lì. <ride> Santo cielo. Quando è suonata la campanella. Uh, ho avuto l'impressione di aver imparato tante cose. Ho un po' di tempo libero adesso, cerco di parlare con Castiel per sapere dove potrei trovare il quaderno di Lisandro. Anche se Pierry mi ha riempito la testa di nozioni con la sua lezione, non perdo certo di vista il mio obiettivo. Ma ci sono rimasta male! Chiede a Castiel se sa dov'è il Block notice. Boh, cioè non dovevano darmi il tempo. Se non mi davano il tempo, l'avrei fatto. Che noia. Ehi, hey, ciao! Carino, carino così, mi piace. So cosa stai per dirmi? Hai fatto shopping? No, davvero? <ride> Alexi è riuscito a portarmi in giro per negozi. Ne ho. Diritto almeno tre volte l'anno. <ride> o ne ha diritto. Alex è riuscito a portarmi in giro per negozi. Ne ho diritto almeno tre volte l'anno. Non dirmi che è stato lui ancora una volta a scegliere ciò che porti. No, non penso. No, eh, infatti. Sono riuscito a seminarlo per scegliere in pace. Hai fatto bene. Ti sta benissimo quello che hai scelto. Se posso permettermi, mi piaceva di più lo stile di prima. Allora, io ti risponderei di principio in negativo perché sei tu e sei un superficiale bamboccio. Però se, anche se ti faccio un complimento e sono sincera, la barra si alza ma non succede niente di che. Quindi sarei sincera. Sono riuscito a seminarlo per scegliere in pace. Hai fatto bene, ti sta benissimo quello che hai scelto. Se posso permettermi mi piaceva di più lo stile di prima. No, dico la verità. Grazie, non per vantarmi, ma piace molto anche a me. Mm. Ok, tutto è bene, ciò che finisce bene. Ma come mi è venuto in mente di entrare qui? Mm. Adesso di sicuro troverà qualcosa da ridire. Ha bisogno di qualcosa? Eh, no, grazie. Per caso ha notizie di Lisandro, come fa a saperlo? Che sono andata a trovarlo. Visto che c'era lei al momento dell'incidente, mi sono detta che forse ne sapeva qualcosa in più. Effettivamente sono andata a trovarlo, mi sono trovata al momento dell'incidente per puro caso, come lei immagino. Come lei, immagino, no, perché, perché lei era fuori dal, dal cortile e la dolcetta ha detto: Chissà, che cosa ci faceva là fuori. Mm. Visto che c'era lei al momento dell'incidente, mi sono detta che forse ne sapeva qualcosa in più. Effettivamente, sono andata a trovarlo. Mi viene da fare di più questa. Mi sono trovata al momento dell'incidente per puro caso come lei immagina. Sì! Non mi è andata molto a genio la gestione della giornata dell'arte. Ah. mi ci voleva un po' d'aria, ah, ok. La DELEN che si giustifica, ho visto proprio tutto qui a scuola, eh. Infatti. Bene, se adesso vuole scusarmi, resta comunque fedele a se stessa. Hm. Non mi andava molto di dire, di dire alla Delen che sono andata a trovarlo, come sta, eccetera, eccetera. È già tanto che l'ho detto a Iris e Praia. Quindi, ma che cosa le prende? Parlano di Carla, immagino. E che ne so, forse per un attimo ho pensato di essere un intellettuale. Vabbè, ha comunque dei bei voti, no? Non è che abbia fatto chissà che. Dimenticavo che a te non è mai andata a genio. A me fa pensare di più ad un chihuahua in cerca di affetto. Oh signore, effettivamente ricorda un po' il cane da borsetta, Carla. Charlotte non la facevo proprio così cattiva, ho capito. Di chi sta parlando, non mi dire. Pausa ad effetto: <ride> io non ho niente da dire sul suo conto, non è una cattiva ragazza. Mm, a confronto di te sicuramente no. Anche a me è simpatica. Però, quando fa così a lezione è proprio ridicola. Non capisco, non capisco per chi si prende. È vero. Stanno parlando di Carla, ne sono sicura. Se si rendesse veramente conto di cosa pensano di lei, forse la smetterebbe di elemosinare la loro amicizia. Ah. È così allora. Castel sarà di fuori a questo punto. No. Oppure no. Devo trovare Castiel, giusto? Torno all'ospedale da Alessandro, chiedi a Castel se sa dov'è il Buck Notes. Ok, ma... Castiel, dov'è? Lo so, è irrazionale, ma è una cosa che non controllo. Dovresti solo tenerti occupata con altro. Parlano di Nathaniel, della sua ossessione per Nathaniel. Non è che ci penso ogni secondo che passa, ma la cosa dura da così tanto tempo. Ops, credo di essere... Arrivata nel pieno di uno scambio di confidenze. Mm. Non sapevo fossero buone amiche lei e Iris. E la miseria. Uh, Lady, stai cercando qualcuno? Avete visto Castiel per caso? No, non l'ho visto. No, mi spiace. Uh, aspettano che vada via per ricominciare a parlare. Nello scantinato e non è di fuori, non so dove potrebbe essere. Mm. Vabbè, lui è praticamente vestito come prima, non cambia nulla. Quindi gli ho detto gentilmente che poteva andarsene a... Ehi, ciao, Lady! Alexi è rimasto immobile, prima di venire verso di me. Mi ha stretto talmente forte che mi si è bloccato il respiro. Alexi, sto soffocando. Oh, scusa. Rosa mi ha raccontato di Lisandro. Non ti farò domande ridicole del tipo come stai, come l'hai presa, eccetera. Sappi solo che ci sono se avessi bisogno di schiarirti le idee, di parlare o semplicemente di non dire niente. Possiamo non dire niente ma stare insieme. Penso che tu capisca cosa voglio dire. Volevo fargli un sorriso invece... Sono scoppiata a piangere. Oh. oh, no, non volevo mica farti piangere. E ho avuto diritto a un altro, a un altro abbraccio collettivo. E ho avuto diritto a un altro abbraccio collettivo stavolta. Ho provato a calmarmi in fretta. Non vi preoccupate. È solo che sono un po' emotiva ultimamente. Ma è normale. Rosa parla molto meno del solito, eh sì. Guardala negli occhi, ignorala. Ignorarla, guardarla negli occhi. Mm, la ignorerei. Sto cercando Castiel. Ho qualcosa di importante da dirgli. Credo sia stato chiamato in sala professori, chissà cosa ha combinato ancora. Castiel non cambierà mai. Si è già fatto cacciare dall'ospedale, spero non succeda la stessa cosa qui al liceo, ma no, quando mai. Se la caverà come al solito, appunto. Credo che andrò ad aspettarlo all'uscita. Non tardare, fra poco comincia la lezione di francese. Uh. Ma non dimentico che dobbiamo ancora eh, parlare io e te. Ah, ok. Ho aspettato pazientemente davanti alla sala professori, ma Castiel non è uscito. E alla fine me ne sono andata in classe. Ah, non ci tengo a finire anch'io in sala professori. Le lezioni sono trascorse velocemente, ma di Castiel neanche l'ombra. Se non ho il block notes per stasera, vuol dire che non tornerò all'ospedale da Lisandro. Co cosa vuol dire? Se non ho il block notes per stasera, vuol dire che non tornerò all'ospedale da Lisandro. Ah, la sera stessa intendi. Così ha più senso. Ho voglia di fare un bel giro per negozi prima di tornare a casa, va bene. Non è una cosa che faccio di solito, ma per una volta sento che un po' di shopping è proprio quello che mi ci vuole. Tenuta, fai un giro dei negozi in centro, ok. Eh, negozi. Ho fatto, ne ho fatto parecchi negozi del centro, ma non ho trovato niente... Che mi piacesse, ok. Tu hai fatto i negozi, ok. Ehm, sono sicura che, come al solito, troverò qualcosina che mi piace. Al negozio di Light, mm. ma non sono ancora pronta a vedere Rosa. Oh, signore, sono entrata e ho visto Light che parlava con due clienti, ha ancora gli occhi cerchiati come un panda. Invece di disturbarlo, faccio un giro per vedere cosa c'è di bello. Sono indecisa e ti pareva, guarda. Ho visto un vestito che mi piace, ma anche un pigiamino, niente male. Un pigiamino, niente male. E non posso comprare entrambi, oddio. Non è che abbia... È assolutamente bisogno di un pigiama ma immaginando che un giorno Lisandro mi vedesse indossarlo vorrei piacergli eh? anche se in pigiama vorrei comunque essere sexy non ho capito non, non sto capendo chi l'avrebbe mai detto che un giorno anche io la grande timida avrei pensato a cose simili ma è del tutto normale voler piacere al proprio ragazzo. Non diventarmi come Rosa, per favore. Sono sicura che se scelgo la tenuta, almeno la vedrà di sicuro. Sono indecisa. Ah, ok. Quindi, c'è cioè, quella di destra è una tenuta. Ah, se scelgo la tenuta la vedrà comunque, forse è questo che intendeva. Non ho capito niente di questo discorso. Diceva che, che vorrebbe il, il pigiama, per piacergli un giorno lontano invece se compra la tenuta la vedrà comunque perché si vedono a scuola forse non lo so allora memoria visiva vieni a me se prendo la tenuta sexy ho l'illustrazione con rosalia se non dico cavolate invece con la tenuta di destra ho l'illustrazione con carla a scuola mi sembra se non sto dicendo cavolate. Eh, quale influisce con Lisandro, però? Nessuna, penso. Possibile che torni a scuola? Forse verso fine episodio. Perché, cioè, devo ancora... Adesso devo tornare a casa. L'indomani devo parlare con Castiel. Devo trovare il quaderno. Devo andare all'ospedale. O forse no. Forse glielo do direttamente a scuola. Però non ha senso che lui venga a scuola se, se sta male. Anche Iris ha detto che mh, lo voleva andare a trovare all'ospedale settimana prossima. Se non sto dicendo cavolate. Mmm. Dannazione. Sì, eh, ok. Meglio prendere la tenuta per tutti i giorni, sono sicura che la porterò più spesso. Esatto. È più o meno quello che ho pensato, e una volta alla cassa ho provato a parlare un po' con light. Sono contento che tu abbia trovato qualcosa di carino. Ultimamente ho seri problemi a trovare l'ispirazione per dei nuovi modelli, ma è normale visto tutto quello che hai in testa al momento non essere troppo duro con te stesso. Ho l'impressione che non mi ascolti già più. Ti auguro buona serata e a presto. Grazie, buona serata anche a te. Ok, fermi un attimo tutti quanti. Allora, togliamo il vestito e basta. Oh. scarpe dolly camicia leggera short a righe eh, sì la camicia è sopra i pantaloncini sì dovrebbe essere una cosa abbastanza decente ehm... sì ho scelto Ho scelto la tenuta appunto per, per questa ragione perché non, cioè non, non me ne faccio niente di del pigiama se non per appunto per, per avere l'illustrazione con, con Rosalia però ho pensato se eh, devo scegliere se con, la con, con il pigiama faccio il percorso con Rosalia e con la tenuta faccio il percorso con Carla. Significa che appunto devo scegliere, devo fare o uno o l'altro. E mi è venuto da scegliere di più quello con Carla. Non tanto per Carla, appunto, ma eh, boh. cioè boh, non lo so, <ride> non lo so nemmeno io. Il pigiama parti con. Corosalia non, non mi dice niente, boh. Per coerenza avrei dovuto farlo, ma non, non mi porta niente, non, boh. Povero Light, non sembra tanto in forma. Non posso più restare con le mani in mano. Il giorno dopo ho deciso di approfittare di un'ora buca per parlare con Castiel del blocco. Con notes di Lisandro. Eh, se lo trovi, sì. Ieri sera avevo provato a chiamarlo, ma non mi ha risposto. Uh -huh. Stamattina era comunque in classe, quindi non credo che dovrei avere problemi a parlarci, ok. Non mi dai la missione? Da Kim Possible. Ti giuro, è così carina e così brava. Ha preso un gatto. Vorrei tanto vederla. Oh cielo! Si è abituata benissimo al nuovo appartamento di mio fratello. Ah, è Blanche? Ma come non avrebbe potuto? L'appartamento è fantastico. Ci starei benissimo anch'io. Mm. <coughs> Ok, ai miei genitori non possono, eh, ai miei genitori non si possono fare dei rimproveri, ma quando serve sanno spendere bene i loro soldi. Cosa vuol dire? Ai miei genitori si possono fare dei rimproveri, ma quando serve sanno spendere bene i loro soldi. Ah, ok. Non ci posso credere che abbia detto una cosa simile. Sì, effettivamente. Il fatto che pensi che i soldi bastino a ripagare Nat del male che ha subito mi fa andare fuori di testa. Tu che cosa hai da guardare? Niente, ho preferito non darle retta. E a te cosa importa? Tu sei un vero personaggio da circo, sicuramente. E a te cosa importa? Provocatoria? Sì, direi di sì. Niente, ho preferito non darle retta. E a te cosa importa? Non gradisco che inquini il mio campo visivo, per favore spostati, forse dovresti deciderti a crescere, questa guerriglia tra noi non porta a niente sogno o stai cercando di negoziare qualcosa con me cerco solo di farti capire che i nostri rapporti sono ridicoli ecco tutto sentimi bene non ti posso vedere scritta non ti posso vedere scritta su un muro e questo dal primo tuo giorno qui ah perfetto la tua faccia i tuoi modi il tuo modo di fare la svenevole con i ragazzi non sopporto tutto questo capisci non puoi farci nulla sei così ho capito che la più la maggior parte della gente qui a scuola ti apprezza ma mettiti in testa che non puoi piacere a tutti e non è affatto il mio scopo certo certo dai vieni lì lasciamola riflettere un po le ho guardate andare via sbalordita se me lo avessero detto qualche giorno fa non ci avrei creduto. Mm. Ambra che mi fa riflettere su qualcosa. Beh effettivamente ha fatto un discorso giusto. Non è stato per niente gradevole. Ma devo ammettere che ha toccato un punto sensibile. In genere cerco di andare d'accordo con tutti, ma... Tranne quando una persona non la sento proprio come Debra o come... Praia anche se poi alla fine avevo torto tranne quando una persona non la sento proprio come Debra o come per Praia anche se poi alla fine avevo torto ok immagino che il mio comportamento dia fastidio a certa gente ho sempre dato tutte le colpe ad Ambra ma con questo non dico mica che sia senza peccato, assolutamente. Devo accettare l'idea che non piaccia a qualcuno così come sono. Oh. Per una volta che un faccia a faccia con Ambra si rivela costruttivo. E io non sto capendo niente. Hey, ciao! Ciao Lady, per caso hai visto Castelli in giro? No, e ti garantisco che è meglio per lui. Come è alla, è alla giornata dell'arte: più il tempo passa e più mi innervosisce. Non sopporto il suo modo di sentirsi sempre superiore a me. Ma perché mi gridi in faccia? Cosa c'entro io? Calmati, non so neanche di cosa tu stia parlando, ma che cosa ti ha fatto esattamente per metterti in questo stato? Eh, beh, la, alla giornata dell'arte. E sono tutte uguali. Il tempo passa e più mi innervosisce, non sopporto il suo modo di sentirsi sempre superiore a me e non mi dà l'opzione di dargli ragione. Io gli darei ragione. Ma perché mi gridi in faccia? Cosa c'entro io? Calmati, non so neanche di cosa tu stia parlando. Ma che cosa ti ha fatto esattamente per metterti in questo stato? Farei la A perché la C ma che cosa ti ha fatto esattamente per metterti in questo stato? Cioè, lo, lo sappiamo comunque, che cosa ha fatto? Ma perché mi gridi in faccia? Cosa c'entro io calmati, non so neanche di cosa tu stia parlando. Ma che cosa ti ha fatto esattamente per mettermi in questo, per metterti in questo stato? Eh, Così, totalmente a caso. Lascia stare, sono troppo arrabbiato adesso per entrare nei dettagli. Lo sai bene che Castiel non è ambra al maschile. Mm, più o meno. Se lo lasci da solo in un angolo, non si mette a cercare guai. Forse, ma allora vuol dire che io faccio eccezione alla regola, non penso. Ma invece, sì, c'eri anche tu. Che si sono messi i genitori a litigare. E la presida ha dovuto calmare la situazione. Non lo so, non ho neanche avuto il tempo di finire la frase che era uscito dalla stanza. Carla sta parlando al telefono. Ma che strano, non l'ho mai vista così. È radiosa. Ah, ah, ho capito, forse. Anche qui mi sembra di, di essermi fatta uno spoiler in giro. Sì, però, cioè... Non è coerente perché il comportamento di stamattina era il suo solito. Ci è venuto addosso, spostatevi, eccetera, eccetera. Poi in classe ha iniziato a a fare l'intelligentona e adesso questo, quindi non, ha, non è molto coerente. Ma che strano, non l'ho mai vista così, è radiosa. Anch'io. Hmm. Haha, smettila, è del tutto improbabile. Oh cielo! No, neanche se me lo chiedi con quel tono. Che scemo. <ride> Ma chi... Starà parlando in questo modo e eh, al suo ragazzo. Chi vuoi che sia, anche se sono una gran curiosa, meglio non restare qui a sentire. Sono fatti suoi. E quando mai tu ti fai i fatti tuoi? Grazie. Comunque. Non essere così pessimista, hai tutte le carte in regola per andare bene nella materia. Se lo dice lei, Pierry mi ha fatto un gran sorriso prima di uscire dalla stanza. Tutto bene, Praia? Non tanto. Sono una frana in arte applicata. Ed è la prima volta che una materia mi dà così tanti problemi, ma dici sul serio, abbiamo fatto un solo corso con Pierry. Ma non sono riuscita a fare l'esercizio del cerchio cromatico: cerchio cromato? <ride> quando si tratta di tenere un pennello in mano o una matita non ci posso fare niente, ho un blocco. E se ti facessi aiutare da Violet. Ma non si può eccellere in tutte le materie. Sono sicura che se ti ci metti farai degli incredibili progressi. No, questo è incoerente con uno dei primi discorsi che ho avuto con lei, mi sembra. Perché le ho detto non basta l'impegno, ci vuole anche un certo talento, mi, mi sembra. Se non dico cavolate. Comunque no, eh, io non so quando si è creato questo bellissimo legame con Praia, io non... Sei affidabile, sei matura, però boh, non, non, mi, non mi va. E se ti facessi aiutare da Violet, ma non si può eccellere in tutte le materie. Ma quante volte devo ripetertelo? Ma quante volte devo ripeterlo che non sono affatto Miss Guarda che sto solo scherzando. Mm. E poi sono sicura che il tuo livello non può essere così basso. Mm, non quanto il mio che ho consegnato in bianco. Vuoi fare una scommessa? Ha tirato fuori dalla sua borsa un foglio bianco in modo brusco. Ti ascolto, cosa vuoi che disegni? Mi ha sorpreso, non so più che dire. Avanti, sfidami, disegna una pecorella. Non ho aggiunto altro, la mia richiesta era già abbastanza ridicola. E per un momento ho aspettato la replica di Praia. Lady mi fai così ridere, ok? Ma dai, una pecorella mi sembra troppo basica. Trova qualcosa di più creativo, non saprei. Ho bisogno di un soggetto, un contesto. Allora disegnami un gatto su una parca che suona il clarinetto, il clarinetto mentre c'è la nebbia e ciao. Haha, <ride> niente male come descrizione ha preso una matita e ha cominciato a disegnare ma veramente stiamo facendo queste cose perché sembra così concentrata eh, non, eh, sembra così concentrata non posso crederci che non sia brava a disegnare ad un certo punto ha persino tirato fuori il necessario per dipingere ma che, co ma che cosa combina? Non guardare, ti faccio vedere quando avrò finito. Ho annuito sorridendo. Che carina, prende le cose talmente a cuore. Cioè, Lisandro è in ospedale, ha rischiato di morire. Io dovevo trovare Castiel, il taccuino. Questa cosa doveva essere già fatta ieri e in 5 minuti. Perché tutto questo? ho atteso con pazienza per 5 minuti <ride> neanche a farlo apposta in attesa di vedere un'opera d'arte e alla fine ecco ma che cosa eh... penso di averla vista questa immagine in giro da qualche parte ma non pensavo che c'entrasse qualcosa <ride> Io non posso, cioè, non... <ride> Lissandro in ospedale! Oi, oh oi, hai visto? Dillo che è un orrore. Diciamo che... Niente male, sorprendente, davvero brutto. È particolare come la giacca di Kentin, praticamente. Ehm... Sorprendente neutra, sorprendente. Hai detto niente, l'ultima volta che ho voluto fare un disegno per la festa della mamma, la mia mi ha quasi supplicato di smettere. Haha, <ride> peccato, perché forse le sarebbe piaciuta la pecorella. Non credo che lo avrebbe voluto. È davvero brutto, in tutto e per tutto. Dovremmo Appenderlo al muro dell'aula di arte applicata. Oh sciocchina. <ride> Seriamente, non credo che Pierry sia... Non credo che Pierry sia contento di questo. Hai ragione, non lo merita. Mm. Tienilo tu come ricordo. <ride> Mi fai l'occhiolino? <ride> eh, ma grazie, è troppo gentile. Mi ha fatto l'occhiolino ed è uscita dall'aula. Credo che lo appenderò nel mio armadietto, ma anche no. Me lo sono meritata, visto che ho insistito io con Praia. Ok, possiamo tornarcene alle nostre vite? Evidentemente no. Armin sembra davvero concentrato. Seduto dietro uno dei computer dell'aula sta digitando alla tastiera con grande impegno. Chissà cosa sta giocando. Dubito che stia facendo i compiti, infatti. Ehi! Cosa? È andato indietro con la sedia in maniera così brusca da venirmi addosso. Aia! Oh scusa Lady, non ti avevo vista. Certo ti credo. Mi sono massaggiata il ginocchio facendo una smorfia. Ho dato un'occhiata sullo schermo per vedere cosa lo appassionasse tanto. Che cosa fai? Che cosa nascondi? Oh scusa ti disturbo forse. Ma non ci interessa sinceramente. Ma perché? Boh. Vabbè. Eh... Che cosa fai? Se faccio la B, mh, forse risulto in maniera simpatica e non vorrei mai. Che cosa fai? Ma sei davvero un'impicciona? È solo semplice curiosità? Hai un'aria buffa? Niente che ti riguardi, cara la mia fuina. Fuina? Faina forse? Vabbè, mi ha fatto cenno di andare con le mani, va bene. Simpatico. A me non interessava nemmeno, boh. Io non so cosa dire.